La nostra azienda effettivamente nasce dal 1966 con mio padre, che era un artigiano, e lui che ha creduto nell'evoluzione aziendale nel suo piccolo, e per cui prendendo delle assistenze autorizzate nazionali, poi diventate internazionali, e man mano si è evoluta da artigiano al commerciale. Commerciale preso da noi nel 1999, per cui quest'anno facciamo anche 25 anni, ci siamo fatti questo regalo, ma non solo a noi, l'abbiamo fatto ai nostri clienti che ci hanno seguito anche in una sede piccolina, per cui ci sembrava giusto dare più agio e dare più visualizzazione alla nostra clientela e ai nostri marchi che rappresentiamo da tantissimi anni. La nostra azienda prende, non finisce come vendita, ma quello che noi curiamo è il post vendita. Inizia proprio di là. Noi nasciamo come centro assistenza, ma eseguiamo il cliente dalla vendita a tutte le problematiche che ci possono essere nelle macchine, nel modo di consumo e roba varia, coccolando il cliente soprattutto dopo. Questo è il nostro obiettivo: crescere, evolversi e fare la differenza soprattutto. Non è un bricolage il nostro, è solo per aziende professioniste. Ci farà piacere ricevere anche un bricolage, l'utente del bricolage, però che faccia la differenza tra una cineseria e qualcosa di professionale. È un giorno particolare per me e per la mia famiglia. C'è un grande assente, ma è un grande assente, ma ce l'abbiamo vicino, ed è la figura di mio padre. Mio padre, che comunque, come è stato molto severo, e mi ha insegnato il sacrificio, il lavoro, la dedizione. Io sono sempre stata una formichina, ma perché l'ha insegnato lui. E so che ci guarda lassù, ed è la nostra stella, o il nostro sole che di giorno, e sarà orgoglioso di noi e di portare avanti il suo nome. La difficoltà delle nostre aziende in generale è il proseguo. Noi in questo siamo stati fortunati, perché parlo in plurale, perché io ho seguito mio padre e mia figlia sta seguendo me, per cui siamo con tre generazioni diverse, adesso è più svolta al femminile. Io quando avevo 16 anni pensavo, volevo cambiare il mondo, e forse nel mio piccolo l'ho cambiato. Esiste anche l'imprenditoria femminile in un mondo prettamente maschile, per cui è un invito a crederci e a essere sempre più preparati, perché ce la possiamo fare, e soprattutto aiutiamo questa Calabria ad evolversi perché ne ha bisogno. Per me è una grandissima responsabilità. Sono entrata in azienda 4 anni fa post-Covid, e per me tutto questo mondo è stata una scoperta, nonostante il fatto di avere comunque il negozio sotto casa, andare da mamma, andare dal nonno, avere avuto sempre un po' a che fare con tutto questo mondo molto atipico per una donna. E entrare in azienda significa non solo portare avanti l'attività di famiglia, ma anche il nome di famiglia, e come dicevi tu, tutti i principi che ci ha insegnato il nonno, che ha tramandato a mamma e che mamma sta insegnando a me, quindi speriamo di portare avanti il valore della professionalità, dell'onestà e di rispettare sempre tutti i clienti che ci scelgono ogni giorno. All'inizio l'approccio mio ovviamente è stato molto traumatico, perché essendo nuova non avevo alcuna conoscenza, quindi ho dovuto studiare veramente tantissimo,
dai cataloghi, dai video in inglese, dai video in qualsiasi lingua diversa dall'italiano, perché nessuno purtroppo qua ti spiega effettivamente il trapano serve per fare quello, però se devi fare un foro particolare devi fare così. E quindi è stato difficile inizialmente, soprattutto perché comunque l'uomo quando vede una donna nella, in quello che è il suo territorio, l'uomo già a priori pensa che tu non sei capace, non capisci, non sei alla sua altezza. Quindi è stata una sfida enorme all'inizio, adesso la sfida si è attenuata perché comunque le persone, nonostante ci fosse mamma già alle spalle che mi ha aperto un po' la pista, sono sempre un po' restie. E diciamo che invece adesso con i clienti affezionati c'è molta stima e mi piace poterli consigliare e dire adesso quando sbagliano l'applicazione giusta oppure il perché hanno fatto un errore, insomma, e correggerli in quello che sono le mie piccole conoscenze che poi si rivelano, ecco, essere degli ottimi consigli per loro. Milwaukee è un brand americano, quest'anno festeggia i 100 anni, tutti quanti pensano sia un brand nuovo, in realtà è un brand storico, solo che in Italia è arrivato magari un po' più tardi rispetto al resto del mondo. Sono leader in quello che è il settore degli utensili a batteria che vediamo alle mie spalle e sono continuamente alla ricerca di innovazione su tutto quello che fanno. È il motivo per il quale io ho imparato tutto quanto, perché appunto è un brand molto giovanile, è innovativo, hanno tantissimi sistemi che rispecchiano quello che è il mondo di oggi. Oltre al servizio di vendita, offriamo l'assistenza su tutti i brand che noi vendiamo e anche su quelli che non vendiamo, perché abbiamo ricambi di un po' tutti i marchi, i clienti possono venire da noi per la piccola, il piccolo trapano, al gruppo elettrogeno, al compressore, all'elettropompa. E abbiamo un servizio di assistenza con dei tecnici veramente specializzati. Milwaukee oggi è qua con noi, abbiamo l'onore di avere il truck americano che è all'esterno e con tutto il team di supporto della Milwaukee Tools e sono sempre al nostro fianco, ci accompagnano in qualsiasi cosa e per noi è stimolante avere a che fare con aziende che si mettono a disposizione del cliente e soprattutto all'ascolto dell'utente finale.